Stipendi decurtati e il rischio di chiusura per alcune delle 152 scuole dell'infanzia paritarie della provincia di Foggia. Si tratta delle scuole a gestione privata che attraverso la regione ricevono ogni anno contributi statali, ma l'ultimo contributo in arretrato ammonta a 21 milioni di euro destinati al servizio scolastico offerto a 21.000 bambini delle circa 500 scuole di tutta la Puglia. Un ritardo spia di inefficienze amministrative che sembrano riguardare solo questa regione e desta non poche ansie e perplessità, come spiega Suor Anna Monia, esperta di politiche scolastiche. Il cuore della questione qual è? La responsabilità ricade sugli uffici scolastici regionali che probabilmente per ragioni inspiegabili non soltanto non hanno ancora firmato i decreti, ma ancor meno non dicono quando verranno erogati questi contributi. I soldi ci sono e vanno però spesi prestissimo perché se il pagamento non avverrà entro il prossimo 5 dicembre, il denaro sarà restituito allo Stato. Senza alcuna volontà di creare allarmismi, dalle direzioni delle scuole si dicono possibilisti, ma un bel po' preoccupati, come Rosanna Matrella della Casa dei Bambini. Abbiamo deciso, prima dell'inizio dell'anno scolastico, di decurtarci lo stipendio fino a quando non abbiamo una sistemazione più lineare, più tranquilla. Qual è il pericolo reale per i bambini che frequentano le vostre scuole? Ci potrebbe essere la chiusura. E noi abbiamo sentito Fabio Daniele, presidente regionale e provinciale della Federazione Italiana Scuole Materne, che tanto precisa. C'è bisogno della volontà da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale di inviare immediatamente le risorse agli uffici provinciali che devono fare il loro accredito alle scuole. Ma dalla regione, nella persona del dirigente Antonio Di Tollo, una risposta arriva. Stamane, poche ore fa, ha promesso che avverrà martedì mattina il piano di riparto dei contributi e per accelerare i tempi tecnici assume l'impegno per una immediata sollecitazione agli uffici provinciali attraverso i quali avverrà la distribuzione dei fondi tanto attesi.